Stiamo realizzando una serie di incontri con il neonato movimento giovanile della sinistra, un movimento che è nato a livello nazionale e che si sta radicando nella provincia di Taranto. Sono con Oscar Lagioia, che è il segretario provinciale di questo movimento. Beh, una sete di sinistra con i valori che la sinistra coltiva, quei valori che sono la bandiera della sinistra. In altre interviste abbiamo parlato della priorità del lavoro, ma quest'oggi parleremo anche di altro, parleremo dei valori, per esempio, delle problematiche relative alla sanità, quindi i diritti dell'ammalato. Parleremo fra poco con Anna Chiara Serio, giovane militante di questo movimento, parleremo dei diritti civili, ma partiamo da Oscar Lagioia. La sanità, una sanità che sia di tutti e che non sia un privilegio di pochi. Hai messo bene in evidenza quella che è la problematica attuale. La pandemia ha messo in luce quelle che erano le criticità esistenti, ma da molto tempo. È una sanità sempre più privatizzata, che non dobbiamo demonizzarla, anzi deve essere un qualcosa che vada in sinergia con la sanità pubblica. Ci siamo accorti? Purtroppo a causa di questa pandemia che non c'è medicina territoriale, non ci sono stati mai dei veri servizi di telemedicina che potessero maggiormente agevolare la classe medica, sia la medicina di base piuttosto che la medicina territoriale, quindi nei singoli presidi ambulatoriali delle ASL. Quindi anche da questo punto di vista è bene fare un'analisi, confrontarci e capire come giovani che tipo di soluzioni noi possiamo offrire al nostro territorio, a Taranto, alla provincia di Taranto, e perché no anche poter in qualche modo, lì dove ci fosse un modello, una soluzione, un modello, anche replicarlo sugli altri siti presenti sulla regione, Brindisi, Lecce, piuttosto che Bari e Foggia. Dalla sanità ai diritti civili. E allora la militante Anna Chiara Serio avrà molto da dirci, perché i diritti civili sono una delle bandiere più forti che sventola nella sinistra. Sono una delle tematiche più importanti a noi giovani, una tematica però che purtroppo non viene messa al centro dall'attuale classe dirigente. Infatti vediamo che solo pochi giorni fa è stato calendarizzato finalmente in Senato il DDL Zan, dopo aver vissuto tanto ostruzionismo da parte anche del senatore Pillon. Vediamo che i diritti civili per noi sono così importanti, non viene capito certe volte l'importanza. Viviamo quotidianamente delle situazioni poco piacevoli. Qualche settimana fa vediamo che una ragazza fiorentina è stata cacciata di casa dalla propria mamma, dalla propria famiglia, semplicemente perché ha rivelato quello che è il suo orientamento sessuale. Mi sembra una follia che una famiglia nel 2021 rigetti la propria figlia per il suo orientamento sessuale, quello che dovrebbe essere al momento invece una cosa estremamente normale.